patto di stabilità non ci consenta di assumere una sola persona. Allora come si fa? Se un giorno all'altro ti viene a mancare un dipendente, si blocca tutto. Allora noi abbiamo vissuto questo momento, ho scritto a Renzi, ho scritto al prefetto, dice no, non potete assumere, ma vi dovete consorziare. E allora, come si dice, un matrimonio si fa in due. Certo, al prefetto, certo eccellenza, ma se quella a me non mi vuole, non mi ama, io che posso fare? Quale consorzio posso fare? E così è rimasto, tanto è vero che io ho chiesto agli altri comuni per consorziarmi, ma non è stato possibile, quantomeno, dividerci un ragioniere per chiudere i conti, per sapere la contabilità, di fronte a una situazione così drammatica. E allora cosa abbiamo fatto? Visto che non c'era speranza e scadeva il termine anche per l'approvazione del bilancio consultivo, abbiamo chiesto agli amici o alle conoscenti, alle persone che ci potevano dare mano. Quindi siamo andati verso gli altri comuni, eccetera. Una persona che è stata vicina, veramente, e veramente ci vuole un applauso, è Pasquale. Questo signore è venuto qua gratis, di notte, perché lui è impiegato del comune del Belvedere, di sabato, domenica, e ci ha dato una mano a sollevare la situazione. E abbiamo visto poi la situazione finanziaria, perché chiaramente dopo un certo periodo dovevamo chiudere e quindi dovevamo chiudere il bilancio, perché se il comune veniva commissariato, il comune andava veramente in tilt. Il commissariamento, o meglio, se andava in dissesto più che commissariamento, in dissesto, in questo caso, tutte le tariffe, qualsiasi tassa venivano aumentate al 100%, non si riusciva a fare più niente, non si poteva riparare una buca, non si poteva fare più niente. Quindi, anziché il dissesto, si preferisce cercare di risolvere la problematica, vero o no? In una famiglia cosa si fa? Anziché il tavolo di pavone che facevi, cercavano di salvare. Hanno cercato di salvare. Siccome la situazione di Vittoria è alta, come tutti i comuni, ma questo perché? Perché un'amministrazione seria, i residui attivi cosiddetti, che ormai quasi più o meno, ma io vi spiegherò in due secondi i residui attivi per chi non lo capisce, cosa sono? Sono dei crediti che i comuni vantano nei confronti delle istituzioni. In questo caso noi avevamo dei crediti nei confronti della Regione Calabria, perché durante le alluvioni le amministrazioni passate hanno fatto di quei lavori che poi la Regione Calabria, la protezione civile non ha mai pagato. Allora da 6 o 7 anni. Allora noi cosa dovevamo fare? Facciamo finta di non averle? No, perché poi andiamo in galera, è giusto. Noi dobbiamo portare avanti la legalità. Noi dobbiamo portare avanti la bandiera. Non possiamo fare cose illegali. Quindi riconosciamo che ci sono questi debiti. E ahimè ce li addossiamo. Ci siamo addossati questi debiti e non è facile, perché io sono andato alla Regione Calabria e ho detto, bello mio, tu non avanzi neanche un centesimo, il comune, la Regione non c'ha soldi e lo Stato neanche, quindi la protezione civile non ti darà neanche un centesimo. Quindi a quel punto che cosa si doveva fare? I residui attivi, ritornando al discorso, qual è? Sono per esempio dei crediti che abbiamo un po' citato, per esempio l'illuminazione pubblica, che c'ha un costo, è scandale, non lo possiamo paragonare ad altri paesi più piccoli. Per esempio, molte volte dice, sì, ma a San Mauro si paga di meno. Non è vero. Se faccio vedere che a San Mauro non si paga di meno, e faccio vedere che scandale per 3 volte di San Mauro. Sapete perché? Prima perché c'ha 1200 abitanti in più. Secondo, noi abbiamo una bella frazione, Corazzo, e ne sono fiero, che comunque equivale già a San Mauro. Se voi vedete i punti luce di San Mauro, sono tantissime. E siccome la TASE si paga perché dobbiamo fare questi servizi, scandale c'è il triplo di spese. E non è che noi possiamo far finta di niente, ma io non voglio entrare nella questione contabile per il momento e voglio andare avanti. Allora finalmente abbiamo avuto un ragioniere ed è qui e ce lo dividiamo per 2 giorni e mezzo, quindi lui si sacrifica ancora di più per la situazione finanziaria. C'è una situazione anche a livello dell'ufficio tecnico, perché il giovane Tranoci è andato in pensione. E ricordate che fino al 2012 c'era il giorno Tranoci, oggi non c'è più. Quindi 3 unità dell'ufficio tecnico non ci sono più, è rimasta una sola persona, chiaramente non può fare tutto il lavoro, ma su questo stiamo risolvendo, abbiamo avviato un concorso per assumere un ingegnere.
è che sapete che l'attività principale di un comune è l'ufficio finanziario e l'ufficio tecnico, è il motore. Se queste si fermano, come facciamo ad andare avanti? Io non sono un tecnico, io sono fatto, posso fare il sindaco, l'amministratore, ma senza i tecnici non siamo nulla. Quindi noi abbiamo passato questo periodo, un anno e mezzo, senza determinate figure importanti e abbiamo cercato di risolverle. E abbiamo cercato di risolvere la situazione finanziaria. Scandale non va in dissesto. Perché il dissesto, come se fosse un fallimento, non fallisce Scandale. Scandale va avanti con le problematiche, qualche tasso in più. Noi un po' più alte che vi spiegherò, pensate, ma non è più alta delle altre. Ma comunque ne usciremo. E ne usciremo vittoriose. E questa è la soddisfazione che non avrò io. Perché io dopo 3 o 4 anni me ne vado e forse chi mi sostituirà qui andrà bene. Però io mi reputo piano, come so dire, a gatta a pelare, gatta a pelare. E allora abbiamo cercato, vi faccio subito un breve rendiconto della cosa, di quello che abbiamo fatto nonostante tutte le difficoltà. Noi stiamo avviando un centro polifunzionale, che qualcuno se ne vanta di questa. I fondi PISA vengono dati, sono stati dati a tutta la provincia e quindi si era scelto un centro polifunzionale. Noi abbiamo visto il progetto, non era possibile realizzarlo dove si voleva realizzare, sotto il cimitero, in una zona che era stata già percorsa da un incendio. Dove c'è un incendio, lo Stato non ti dà il finanziamento perché ci vogliono 10 anni. Se noi avessimo lasciato quindi quel progetto, non sarebbe stato mai approvato. Che cosa abbiamo fatto? Perché io lì non lo vedevo bene, c'era poca roba da fare, c'è solo più roba di sbancamento, eccetera, perché lì non era una sala. L'unica cosa era quella di realizzare il campo da tennis, perché Scandale deve avere una sala. Questo è l'unico paese che non c'ha una sala per i nostri giovani, per voi quando ci vogliamo riunire. E in mezzo al paese ci sono 4 presti scolastici e quindi stiamo il centro polifunzionale che costa 450.000 euro, che sarà una bellissima opera. Abbiamo avviato pure un progetto per il consolidamento, poi se viene approvato non lo so, però di 600.000 euro e forse ci sarà la possibilità di dare una giustatina anche alla strada collarica. Via Balvano, vi ricordate, 40 anni che hanno quel problema dell'energia elettrica, l'abbiamo risolto, ma abbiamo impiegato i nostri amici dell'Enel, ci è tenuto ad aggiustarlo. L'Enel ha impiegato 50.000 euro. E via Balvano non c'è più il problema dell'energia elettrica, perché lì aveva un abbassamento totale. Progetto degli scavi archeologici, 250.000 euro, il 31 dicembre questi qui saranno pure appaltati. E poi abbiamo recuperato l'ultima royalty, ecco perché abbiamo salvato il bilancio. Ecco perché dietro a tutto questo, io non è che vi ho questo un centesimo, 620.000 euro della turbocassa che non venivano incassate da 3 anni. Allora abbiamo fatto in modo, abbiamo fatto articoli, ci siamo pure imposti, abbiamo ottenuto i soldi, abbiamo pagato le ditte che avanzavano soldi da anni, è vero o no? Qui ci sono delle imprese, che sono contadini. E poi abbiamo avviato tutto questo che ci ha consentito di fare un bilancio decente e stiamo per chiudere quindi la cosa. Non vi ho chiesto niente, né vi ho convocato, non volevo portarvi qui per dire delle cose triste. Ma io vi voglio portare delle cose belle, le cose allegre. Certo stasera non sarà mica tanto allegra, però comunque io mi auguro che vi possa portare delle cose belle. Ma non l'abbiamo detto, abbiamo portato la croce, come suol dire. C'era, ormai ci siamo, e che facciamo? Ci andiamo a casa? No, di fronte ai problemi le salviamo. Abbiamo cercato di recuperare dei fondi di economia, 120.000 euro, questo qui ancora non sappiamo. E poi un progetto delle scuole del Muro delle scuole elementari, un muro di per un sostegno lì, quella zona che sennò cavano le case, un progetto che è ritornato indietro con la vecchia amministrazione, lo stiamo recuperando, sono 86, non lo so se ce la facciamo, però ci stiamo lavorando affinché recuperiamo quelle briciole che sono rimaste. Messa in sicurezza della viabilità, non parliamo delle strade che stiamo facendo in economia, lì ogni tanto ci andiamo pure noi, ce le stiamo da operai perché non abbiamo soldi. Casa accessibile, è vero o no che questa era ferma da 3 anni? Si pagare, e ancora si può pagare. Però comunque abbiamo presentato le domande di Scandale, ci siamo imposte, ci siamo imposte, dovete pagare. Ha detto l'unico comune che
ha portato le case accessibili, è stato l'unico scandale, e attraverso scandale tutta la regione Calabria si pagherà le case accessibili. È vero o no? Centro diurno era stata fatta un'altra scheda nel passato e non lo so dove andrà a finire, poi vi regolate voi, perché io qui non voglio fare veramente politica. Però adesso abbiamo ottenuto dalla regione Calabria centro diurno al Macello, probabilmente il Macello sarà in parte ristrutturato per fare un centro diurno. I lavori ci metteriamo, io avevo la paura quando moriva una persona, perché non sapevo dove portarlo, cari concittadini. Questi sono i veri problemi, altro che ho mai chiesto qualcosa a qualcuno. Non c'era spazio al cimitero tuttora, finalmente dopo tanti sacrifici, senza soldi ancora, possiamo dire che è stata fatta qualcosa. E mi sembra poco, l'impegno c'è, e quindi su questo non si può fare, il cimitero è una cosa importante. Riguarda la nostra comunità, ci sono i nostri affetti, ci sono le nostre memorie, non possiamo. E poi della strada provinciale 56, la ex strada, tutti che se ne vantano. Beh, la lettera ce l'ho qui, no? Che ho fatto al nuovo presidente della provincia. Allora, la lettera che faccio io del niente, no, appena ha fatto la lettera, io invece mi presento un presidente della provincia. Ma per favore! Non può dire queste cose, perché il consigliere provinciale è stato lui per 20 anni e lui doveva occuparsi della strada provinciale, non certamente il comune di Scandale con le sue problematiche. Nonostante questo, siamo stati là ad Azzurro, qualche cosina l'ha fatta. Sì, si riempiono le buche e se non ci sono soldi è posso ammazzare. Vi ricordate la frana che c'era già Giammiglione? Vi ricordate quella frana che non si poteva passare? L'abbiamo fatta aggiustare, l'hanno aggiustata. In altri paesi a San Severino si può neanche transitare, ma scherziamo, io la bacchetta magica non ce l'ho e né mi posso occupare della cosa provinciale.